La responsabilità sociale d'impresa è semplicemente tutto ciò che l'impresa fa in più rispetto a quanto la legge gli dice di fare, perché quello che la legge gli dice di fare è semplicemente legalità, quello che fa in più con attenzione alla vita delle persone e ovviamente con l'idea che questa attenzione si traduca poi in un vantaggio competitivo, agevoli l'innovazione, agevoli la qualità del proprio lavoro. Gli sforzi che fa la nostra azienda sono rivolti soprattutto al contenimento ulteriore delle emissioni, alla qualità del servizio offerto al cittadino in termini sia di comfort ma anche di sicurezza, di prevenzione ulteriore di possibili incidenti, e anche di sicurezza dalla microcriminalità, ad esempio, a bordo dei mezzi, fermate, eccetera. C'è poi una dimensione di qualità delle relazioni, dei rapporti con i dipendenti, che poi si traducono in benefici sul clima lavorativo e in benefici nella relazione con il cliente. C'è il tentativo di ridurre quelli che possono essere disagi oggettivi di professioni come quella di conducente ma anche di operaio che tornano ad esempio su 24 ore al giorno in contesti anche di traffico, di esposizione allo stress, di rischi anche a volte per l'incolumità personale. E poi c'è la grossa scommessa sulle pari opportunità, l'idea cioè che in un settore, un servizio tipicamente maschile come il trasporto pubblico locale, l'incentivazione alla partecipazione femminile dia un valore aggiunto, nella qualità del lavoro, dia un valore aggiunto nelle relazioni con i clienti, e da ciò il tentativo di aprire professioni che una volta erano un appannaggio esclusivo di noi maschietti al contributo delle donne, ecco. Dal punto di vista anche un po' simbolico del ruolo che ha la nostra azienda sul territorio, mi piace citare l'iniziativa che è tuttora in corso, per la quale alcune nostre lavorazioni meccaniche sono affidate all'officina che c'è presso il carcere Le Vallette, dove un gruppo di operai detenuti fa manutenzione di pezzi dei nostri mezzi, quindi intraprendendo un percorso di qualificazione professionale che poi è finalizzato al reinserimento sociale nella vita. La qualità, tra l'altro, di queste lavorazioni sono eccelse, quindi da questo punto di vista il ruolo della nostra azienda sul territorio cerca di dare delle risposte anche a esigenze del territorio che non attengono strettamente al servizio pubblico. Noi da una decina d'anni elaboriamo una rendicontazione di sostenibilità con l'idea che la rendicontazione sia davvero uno strumento di miglioramento e non semplicemente uno strumento di marketing un po' falso, ecco, una sorta di vetrina non realistica di quello che fa la nostra azienda. Quindi per noi la rendicontazione di sostenibilità è uno strumento di trasparenza e anche uno strumento di lavoro per migliorare quelli che insomma, sono le nostre ampie aree di miglioramento. Mi piace citare ancora l'esperienza dei nostri centri di ascolto. Sono centri di ascolto psicologico rivolti gratuitamente nel totale rispetto della privacy al personale che si trova in situazione temporanea di disagio. E la cosa interessante è che i centri di ascolto sono stati aperti anche ai familiari del personale e sono utilizzati da entrambi con un'adesione assolutamente inaspettata quando sono stati aperti. Questo nell'ottica della responsabilità d'impresa è una delle iniziative per cui la gente sta meglio e noi anche, perché vuol dire che c'è meno assenteismo, che si lavora meglio e la qualità del lavoro ne giova, insomma. Il cammino è ancora lungo, c'è ancora tanta strada da fare, però insomma noi trasportiamo persone, per cui siamo abituati a fare chilometri. Le istituzioni possono intanto farsi promotrici di un'idea di mercato basato sulla qualità, su una competizione fondata sull'innovazione, sulla qualità del lavoro e non sul mero prezzo. Questo non solo tramite un'operazione culturale, ma anche ad esempio promuovendo dei bandi che valorizzino la sostenibilità sociale e ambientale, contrattualizzando tra i propri fornitori, ad esempio imprese socialmente e ambientalmente responsabili, con incentivi ad hoc dal punto di vista sia appunto contrattuale che ad esempio fiscale. E quindi il ruolo delle istituzioni è fondamentale per far sì che la responsabilità sociale d'impresa non diventi uno svantaggio competitivo, come rischia di essere una situazione di mercato selvaggio lasciato alla pura competizione economica, ma diventi un fattore di vantaggio promuovendo un mercato di qualità.